Ciao a tutti, sono Mondo dello Spettacolo, benvenuti alle ultime notizie di oggi. Vi ricordate di Manuel Casella? Si tratta di un ex naufrago dell'Isola dei Famosi, che di recente sembra essere sparito dai riflettori. Scopriamo che fine ha fatto. Manuel Casella è stato un personaggio molto apprezzato del mondo dello spettacolo, anche se oggi la sua fama è andata un po' a scemare. Il suo esordio risale agli inizi degli anni 2000, quando partecipò dal programma di Mediaset Il Brutto Anatroccolo. In questa occasione, conobbe Amanda Lear che conduceva il programma. Tra i due scattò subito il colpo di fulmine, e infatti diedero inizio a una relazione che durò dal 2002 al 2008. Purtroppo, la notevole differenza di età tra i due fece sì che la coppia si trovasse spesso al centro di critiche e polemiche, ma comunque la loro relazione è andata avanti diversi anni prima della rottura. Manuel Casella ha raggiunto una certa notorietà quando ha partecipato a L'Isola dei Famosi. Un'esperienza che poi ha ripetuto anche nel 2012, e fu proprio lì che riuscì a entrare nel cuore degli italiani. Il suo percorso all'interno del reality show, infatti, fu degno di nota. Per questo motivo molti credevano che sarebbe diventato il vincitore di quella edizione. Purtroppo non fu così, ma arrivò comunque al secondo posto, dopo Antonella e Lia. Dopo un successo così grande, si dava per scontato che Manuel sarebbe apparso presto in televisione per altri progetti. Spesso è quello che accade ai personaggi del mondo dello spettacolo quando partecipano a un reality show, ma per Manuel Casella non è andata esattamente così. L'uomo, infatti, è sparito dai radar e si è dedicato ai suoi studi di interior design, diventando così una personalità di spicco nel settore immobiliare. Manuel Casella, dal grande successo alla sparizione, ecco cosa sta facendo oggi. Oggi Manuel Casella lavora nel settore immobiliare, nel quale rappresenta praticamente un leader. Ma, al contrario di quanto molti potrebbero pensare, l'uomo non ha affatto detto addio al mondo della televisione. Nel 2015, infatti, è approdato su Dove TV per condurre un programma dal titolo Chi sceglie la seconda casa. Dal 2020, invece, conduce un format su Home Garden TV, che si chiama Ok, la casa è giusta. Quindi non solo è ancora in televisione, ma è addirittura al timone di alcuni programmi. Ciò non toglie che comunque Casella si presenti nei salotti televisivi per qualche ospitata, se gli capita. Per esempio, in tempi recenti è stato ospite della trasmissione Detto Fatto, condotta da Bianca Guaccero. Per quanto riguarda la sua vita privata, di Manuel si sa che è felicemente sposato con Linda Gigantino, dalla quale ha avuto la piccola Sofia. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.